Bentornate o benvenute a tutti e a tutte sul canale. Questo è un video che faccio veramente con il cuore perché è innanzitutto un video con idee per i regali di Natale, ma al di là di questo, nonostante io sappiate amo molto il Natale, è un video fatto con il cuore perché i regali che vi consiglio appunto che potete fare a Natale mi sono stati gentilmente regalati, omaggiati, inviati dalla gioielleria Coggio, che è una gioielleria di Pontecorvo vicino Roma, con la quale avevo già collaborato l'anno scorso perché mi avevano inviato loro per regalo una jewel candle che avevo appunto mostrato qua su YouTube, e avevo anche acquistato due cosine da loro perché hanno cose bellissime. Sono un'azienda italiana, sapete che io promuovo le aziende italiane tantissimo, e soprattutto sono veramente gentili e hanno una cura nelle confezioni che è spettacolare. E loro mi hanno fatto scegliere dei prodotti, io ho scelto della categoria, diciamo, della gioielleria due gioielli e una cosa, diciamo, più per la casa, ma vedrete comunque, in modo da cercare di poter dare delle idee un pochino più ampie per quanto riguarda appunto i regali di Natale. E loro gentilmente mi hanno fornito un codice sconto per voi, senza limiti di tempo, senza limiti di spesa o limiti sia in basso che in alto, quindi non dovete spendere minimo 20 euro e massimo 300 per averlo, ma quindi potete spendere quello che volete. E mi hanno fornito appunto questo codice sconto che è MISLILA20, vi lascerò poi tutti i dettagli comunque qua sotto in info box per darvi lo sconto del 20% a voi. Quindi io ne approfitterei perché appunto con il fatto che si va incontro al Natale e quindi si devono fare i regali, sicuramente risparmiare il 20% è veramente buono. Quindi direi di partire subito da quello che mi sono fatta appunto inviare e che vi consiglio, vi propongo come idee per i regali di Natale. Allora, la prima cosa, anzi le prime due cose sono di Rebecca. Allora, mi hanno inviato proprio il sacchetto di Rebecca, così se voi appunto dovete fare un regalo avete proprio il sacchetto dell'azienda Rebecca, ed è una cosa secondo me carinissima quella che fanno. E qua ci sono le due cose che ho scelto e andiamo a scoprirle insieme. Allora, intanto volevo farvi vedere il packaging delle loro confezioni regalo, che è stupenda veramente, cioè guardate con quale cura realizzano le confezioni regalo. Qua troviamo il bollino con appunto il nome della gioielleria, Coggio Gioielleria dal 1978, e poi guardate con che cura confezionano i pacchi. Cioè, questo è un pacco regalo, sono gioielli di Rebecca contenuti nel sacchetto di Rebecca e con un packaging, una confezione fantastica. Partiamo subito, vi faccio vedere che cosa ho scelto, e sono cose che secondo me ricevere in regalo è bellissimo. Parto da questo pacchettino, mi dispiace quasi aprirlo perché veramente la confezione è fatta talmente bene che è un peccato risfarla, ma purtroppo devo farlo. Allora, però comunque conserverò il nastrino perché guardate com'è bello. E magari io ho un vaso con dei fiori in ingresso, quei fiori di, diciamo, dell'IKEA di legno, mi piacerebbe farci un fiocco intorno. Allora, quindi piano piano andiamo ad aprire il pacco, cerco di mantenerlo il più possibile integro perché veramente questo fiocco è meraviglioso. Quindi piano piano. Allora, scusate un attimo l'interruzione, ma per non rovinare il pacco ho fatto un attimo pausa e me lo sono aperta con calma. Allora, eccolo qua, adesso andiamo a scartarlo insieme. Allora, vabbè, lo scotch posso tagliarlo con le forbici. Ok. Allora, questo è il primo pacchettino di Rebecca. La scatola è questa, Rebecca My World, quindi probabilmente chi conosce il brand Rebecca avrà già capito che si tratta di un gioiello con lettera. E adesso
andiamo a vedere che cosa ho scelto e che cosa vi consiglio per i regali di Natale. Olè. Ecco qua, quello che ho scelto io è la collana My World di Rebecca con la lettera F, che è appunto l'iniziale di Fabiana, e ho preso quella lunga. Adesso ve la faccio vedere meglio. Secondo me è un regalo bellissimo da fare a Natale o da farsi, perché no? Perché è una collana che secondo me sta veramente bene con tutto ed è fantastica. Ve la faccio vedere meglio. Allora, come vedete ho scelto quella lunga, che se non erro è 60 centimetri, scusate, non 90. E comunque sul sito trovate tutte le misure, tutte le indicazioni, e secondo me è veramente bella. Sta bene con tutto, potete metterla con un abbigliamento più sportivo, più elegante, veramente. Adesso, anzi, andiamo a indossarla. E il risultato è questo, a me piace tantissimo ed ha una luce stupenda, quindi questo è quello che ho scelto. E all'interno della confezione naturalmente trovate il certificato di garanzia del gioiello, e appunto certificato di garanzia e di autenticità con tanto di timbro appunto della gioielleria, quindi da conservare. Poi passiamo all'altro pacchetto, anche di questo ho già tolto il fiocco, così almeno l'ho tolto con calma nella pausa che ho fatto, perché mi dispiaceva tantissimo andarlo a rovinare. E adesso apriamo. Se sentite o vedete vibrazioni, c'è la Sofì qua vicino, perché per chi mi segue da tanto ormai saprà che i miei gatti non possono fare a meno di essere partecipi nei video. Comunque. Allora, questa è l'altra scatolina, sempre Rebecca My World, quindi anche in questo caso ho scelto un gioiello con lettera, e nello specifico ho scelto lui, il bracciale rigido con stellina e sempre iniziale F. È stupendo, ora ve lo faccio vedere bene nei dettagli, la cura naturalmente delle cose. Anche in questa scatola c'è il certificato di garanzia, Rebecca, e di autenticità, e il bracciale è questo. Allora, secondo me è carinissimo, e anche questo da regalare a una mamma, un'amica, una sorella, una fidanzata, una moglie, a se stessi. È veramente, scusate la Sofì, bellissimo, perché appunto è così rigido, con la vostra iniziale al centro e questa stellina. Secondo me è una chicca, è proprio particolare. Naturalmente troviamo qui dalla chiusura, non so se riesce a mettere a fuoco, il logo Rebecca, ed è bellissimo, si apre così e poi si richiude così. E adesso direi di andarlo a mettere, così vi faccio subito vedere come sta, anche se è un bracciale conosciuto, quindi sicuramente l'avrete già visto, però guardate. È bellissimo e tra l'altro anche come misura è perfetta. Secondo me regalare anche giusto insieme queste due cose è fantastico. Fate veramente un regalone, fate veramente una bellissima figura, e con il mio codice sconto del 20% MissLila20 andate anche a risparmiare. Quindi approfittate. Poi l'altro regalo che vi consiglio e che appunto ho scelto è questo, invece nella loro confezione, nel loro sacchetto appunto con gioiellerie, veramente molto bello, con appunto la chiusura del sacchetto con il loro adesivo, sempre questo fiocco stupendo. E questa invece è una cosa che ho scelto che va bene un pochino per tutto, e ora capirete perché. Taglio lo scotch, ma non il fiocco, ok. Allora, vediamo se riesco a prenderla senza togliere il fiocco. L'altro prodottino che ho scelto, e che appunto secondo me è veramente una bellissima idea regalo di Natale, è una jewel candle. Perché? Perché la jewel candle è un complemento d'arredo, perché intanto sono bellissime, una candela, che comunque le candele piacciono veramente ormai quasi a tutti, profumano, quindi rendono la vostra casa profumata, la casa a chi volete regalarla, e in più all'interno c'è una sorpresa, in questo caso un gioiello. Quindi praticamente fate due regali in uno, una candela,
appunto, che è bellissima anche poi da tenere una volta che la candela è finito il barattolino e sia appunto il gioiello all'interno. Nello specifico io ho scelto la Winter Wonderland, appunto essendo il periodo natalizio, il periodo invernale, che è questa candela sul bianco panna con questo pupazzo di neve appunto nella versione per il Natale. E all'interno di questa candela, se non ricordo male, avevo visto sul sito che ci sono un paio di orecchini e quindi insomma comunque è un regalo in più. Adesso ve la apro un attimino, tolgo il fiocco e l'etichetta. Appunto la candela è questa. La profumazione è paradisiaca, si sente proprio il profumo delle feste. È una profumazione fresca, floreale, ma quel profumo di casa pulita, di quando si pulisce la casa appunto per organizzare le feste. Ed è bellissima appunto con questo pupazzo di neve. Secondo me è un'ottima idea regalo, perché appunto andate a regalare una cosa per la casa che all'interno nasconde e custodisce un gioiello. Ed è sempre un gioiello in argento 925, potete trovarli anche con delle pietre, e potete trovare un gioiello con valore fino a 250 euro. Quindi, insomma, assolutamente una bellissima cosa, e tra l'altro il valore del prezzo lo trovate comunque sul sito, cioè se voi sul sito andate a indicare che cosa avete trovato, se non mi ricordo male, potete trovare il valore esatto del vostro gioiello, perché quella che avevo preso l'altra volta, infatti ero andata a controllare, comunque erano orecchini che avevo trovato che costavano 35 euro, quindi insomma mica male. E quindi nulla, queste sono le proposte appunto per i regali di Natale, secondo me tutte e tre bellissime. Io se dovessi ricevere uno di questi tre regali di Natale personalmente sarei felicissima. Quindi l'unica cosa che posso consigliarvi di fare è andare sul sito Gioielli Coggio, vi lascio comunque qua sotto tutti i link ai loro riferimenti di Instagram e del sito, scegliere quello che vi piace da regalare o regalarvi, inserire il codice quando andate alla fine dello shopping dal carrello, direttamente inserisci coupon MISLILA20 ed ecco lì che i vostri regali sono fatti o ve li siete fatti. E nulla, io spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto e vi abbia soprattutto tenuto anche compagnia. Vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un like di supporto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!